sesión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buongiorno e benvenuti per il nostro consuetudinario webinar sul Forex delle 9:30 di martedì. Io sono Gianmarco, diretta dalla sala di analisi di XTB. Sullo schermo potete vedere i miei contatti e la mia mail. Fabio ci dice già audio ok, mi hai anticipato la domanda. Buongiorno Fabio, perfetto. Bene, prima di cominciare, l'audio ok Fabio, però il video? Il video si vede? Perfetto Marcello, grazie mille. Allora, partiamo con il nostro consuetudinario webinar e disclaimer. Sono responsabilità del webinar. Qualunque parere, notizia, ricerca, analisi o prezzo o qualsiasi tipo di informazione sono forniti sotto forma di commenti generali sul mercato, non costituiscono quindi consigli di investimento e sono dati con finalità educative in ambiente demo. XDB non si assume responsabilità per nessun tipo di danno, compresi i mancati profitti che potrebbero sorgere o dipende direttamente o indirettamente dall'utilizzo di tali informazioni. Il tuo capitale è a rischio, ma con XDB non potrai mai andare al di sotto del tuo capitale versato con la nostra negativa Balance Protection, quindi il tuo capitale è protetto. Bene, cominciamo ovviamente andando sulla nostra piattaforma della X-Station e vediamo come qui ho già pronti i nostri grafici per essere analizzati. Prima di tutto andiamo a vederci il calendario per vedere se ci sono notizie interessanti, perché vediamo che ci sono gli indici, gli indicatori dell'inflazione statunitense, quindi ci possiamo aspettare anche un po' di volatilità per quanto riguarda il dollaro. Bene, oggi siamo in molti a quanto pare, bene, mi fa piacere. Andiamo ad analizzare alle 11 lo ZIU. Fabio, tu segui tante notizie. Perfetto, comunque in tutti i casi analizziamo il nostro euro-dollaro prima di tutto, vediamo come si è assestato sul supporto che abbiamo marcato non so quante sessioni fa, supporto barra resistenza degli 1,23, vediamo come qui in questa zona c'è stato il discorso dei Draghi, fino a quando non ha perso un poco di forza, è ritornato di nuovo sul prezzo medio e sul nostro supporto barra resistenza, vediamo com'è. È ora praticamente piatto, segue un canale laterale e l'RSI è su 50, quindi in questo caso non consiglierei un'entrata se non a breakout della resistenza, oppure per chi vuole andare short e prendere un poco di profitto fino al livello di Fibonacci, vediamo giusto a basso in giù qui, perché possiamo aspettarci anche una piccola discesa fino a qui, sarebbero 19 pips, sarebbe un piccolo, una specie di scalping, possiamo dire. Possiamo andare a vedere il nostro euro sterlina anche, euro sterlina che vediamo che sta rispettando, o meglio che noi sono un Fibonacci, ma mi sono segnato un paio di livelli che possono essere interessanti in quanto supporti o resistenze. Vediamo come qui ci troviamo in una zona di supporto, perché vediamo anche a livello storico, possiamo vedere come il valore segue sempre questa retta orizzontale che ho tracciato un po' prima di cominciare il nostro webinar. Andiamo all'RSI anche a 50, quindi io prima di cominciare avevo intenzione di consigliare, vedrei bene un long, per esempio pendente, sul livello del supporto, quindi un buy limit la mettiamo e poi ce la regoliamo direttamente dalla piattaforma. Andiamo qui, eccolo qua, andiamo a metterci il take profit anche un po' più sotto rispettando questa diagonale di trend. Vediamo qui, quindi possiamo anche decidere di tracciarcela e segnarci il take profit con lei se la nostra operazione andrà in porto prima di tutto. Quindi mettiamo un take profit in questa zona, sarà un 42 pips di conseguenza, però lo stop loss dovremmo metterlo giusto un po' al di sotto, diamo sempre la proporzione 1-2, mettiamo a meno 20 pips, quindi vediamo un po' se la nostra operazione andrà comunque in porto, perché il prezzo dovrebbe scendere fino a lì e l'RSI è abbastanza neutrale in questo momento. Prima, appena l'ho iniziato a vedere, lo vedevo in discesa, quindi era molto più probabile che si avvicinasse al supporto tracciato.
Passiamo anche al dollaro sterlino. Vediamo qui come sta rispettando questo canale che abbiamo tracciato nello scorso webinar. Vediamo come il prezzo è giusto un po' al di sopra della media, quindi possiamo aspettarci anche un piccolo ritorno sopra questi livelli 1,387, perché la media ce l'ho, ha spazio per correzioni e soprattutto un buon punto di partenza per ritornare sugli 1,40 come abbiamo registrato un paio di settimane fa. Però in questo momento non consiglierei nulla qui, perché in particolare perché potrebbe scendere fino al nostro supporto o potrebbe risalire fino alla resistenza che abbiamo tracciato. L'RSI è comunque è neutrale. Andiamo a vedere invece lo yen, che è molto interessante in questo momento, dove vediamo qui abbiamo avuto un ritmo, l'ho analizzato un po' prima di cominciare questa sessione. Vediamo come l'RSI era risalito fino a 80 prima di cominciare questa sessione, praticamente era salito fino a 81, 84 addirittura. Ti avevo intenzione di consigliare già uno short, lo farei anche a mercato in questo momento, anche sull'euro yen, quindi tenetevi pronti. Mettiamo qui, diciamo che si vedono gli ordini. Vediamo, diamo sempre la proporzione 1 a 2, qui possiamo mettere anche, diamo prima il take profit a quanto lo possiamo mettere. Io direi di metterlo anche sulla media mobile che abbiamo marcato a 14 periodi, quindi sarebbero 24 pips, forse un po' poco perché altrimenti dovremmo mettere una proporzione 1 a 1, quindi mettiamo la media a 50 periodi, sarebbe l'ideale, con 32 pips mettiamo una proporzione di 1,5 a 2 più o meno. Quindi mettiamo lo stop loss a 20 pips più o meno, 21 pips, perché dobbiamo anche proteggerci da un eventuale movimento al rialzo che può avere, perché oggi vediamo che anche con l'euro possiamo dire che è in rialzo il tasso di cambio. Vediamo uno yen che si inizia a deprezzare un poco. Vediamo qui anche, non si è esaurito il movimento di acquisto, quindi è un ottimo momento per andare anche un po' short. Ci mettiamo il nostro Fibonacci per vederci un po' con i livelli di resistenza. Mettiamo un po' più in lungo, perché ho visto che un po' funziona meglio. Invertiamo. Lo mettiamo al daily. Lo rimpiccioliamo un po', perché anzi ingrandiamo direttamente il grafico. Eccolo qua. Mettiamo Fibonacci qui. Lo aggiustiamo in questa zona perché mi era partito dove non doveva. Ecco qua. Probabilmente l'ho montato al contrario, però vabbè, non fa niente. Alla fine quello che ci interessa sono i valori centrali per questa operazione. Vediamo come qui ha appena rotto un supporto, quindi un livello di Fibonacci, quindi dovremmo un po' aspettare che si esaurisca un po' il movimento, perché vediamo che a livello giornaliero l'RSI comunque non è ipercomprato, ma a livello orario sì lo è. Quindi possiamo aspettarci anche una piccola correzione e vediamo se mettiamo un ordine pendente anche qui, mettiamo un sell stop, aspettiamo la rottura del livello dei Fibonacci, mettiamo 1,31 giusto per non farla scattare subito, quindi poi ce la regoliamo un attimo noi con il mouse dal grafico. Mettiamo un po' qui, saliamo cercando di trovare un punto in cui può avere una rottura. Vediamo qui in zona sotto il livello di Fibonacci, mettiamo un sell stop che sta a 26 pips di distanza. Potremmo mettere un take profit un po' più basso anche in questa zona, con un 40 pips anche qui. Possiamo anche aspettarci una risalita del valore anche in zona. Vediamo un po', a livello storico cosa ci dice. Possiamo vedere anche qui. Possiamo aspettarci una piccola risalita fino a qui per poi ricorreggere anche short, quindi probabilmente un sell limit potremmo metterlo anche in questa zona. Se vediamo qui dove ha fatto una piccola correzione, è appena andato al ribasso fino a raggiungere livelli di 130,159. Lo mettiamo un po' più piccolo,
Sì, ci sarebbe tutto uno short in questa situazione. Anche, anzi, posto del sell stop, io metterei anche direttamente un sell limit. Forse sarebbe l'ideale, perché facciamo aspettarci un movimento al rialzo ancora. Mettiamo in quel punto che avevamo indicato prima per mettere lo stop loss e punto. Eccolo qua, perfetto, in questa zona qui. Sempre con take profit vicino alla media. Non alla media, perché in questo momento il trend sta per cambiare più o meno. È piatto, però sì, un po' in salita in questo momento, dovuto alla brusca al centesimo che ha preso in questo momento praticamente, o meglio, allo yen. Vediamo qui, sarebbero in questa zona media, vediamo 68 pips, quindi di conseguenza metteremo 34 pips di stop loss, 35. Giusto per. Bene, ci sono domande? Qualche cambio monetario? Fabio, vuoi analizzare euro-lira turca? Eccolo qua, ecco la domanda classica. Bene, bene, andiamocela a prendere. Euro-lira turca, eccola qua, aggiungi. Vediamo qui che ha fatto un bel movimento al rialzo. Vediamo la lira turca che continua a deprezzarsi nei confronti dell'euro. Mettiamo il nostro RSI, che sicuramente ci segnerà a livelli di ipercompra. Probabilmente si suggerisce uno short, però vediamoci prima un attimo l'EMA e il Fibonacci, così possiamo avere un'idea più chiara della tendenza e del prezzo medio. Qua, 200, anzi, io ce l'avevo già aperto euro-lira turca, infatti ce l'andiamo a prendere nella mia sezione Swap Plus. Ricordiamo che Swap Plus sono valori che permettono di avere uno swap positivo nelle posizioni overnight, quindi si può studiare una strategia di carry trade. Lo possiamo vedere, no, Bitcoin sicuramente non ha uno swap positivo. Vediamo Euro 3, eccola qua, vediamo qui praticamente, lo vediamo con la calcolatrice dei lotti, vediamo uno swap positivo con un volume in posizione short di 24 euro giornalieri, quindi 2 volte lo spread, quindi si potrebbe pensare una buona operazione tra la chiusura del giorno all'apertura del nuovo giorno, quindi le 11:59, mezzanotte e un minuto, però è per persone abbastanza veloci con le mani, con il computer più o meno. Bene, vediamo un po' livello storico per montarci un Fibonacci, non saprei, vediamo un po' questa linea, ce la allunghiamo perché ci può segnalare anche una specie di supporto, dove vediamo qui che è abbastanza rispettato. Vediamo il nostro canale che abbiamo tracciato nelle nostre passate sessioni, possiamo anche aspettarci un piccolo ritracciamento al ribasso, però in questo momento la tendenza è totalmente alzista. Qui si potrebbe anche aspettarsi uno short, infatti consiglio uno short per esempio, con un take profit abbastanza breve, perché sappiamo che la lira turca ha una volatilità abbastanza grande, quindi metterei un 60 pips, però con una proporzione 1 a 1, perché dobbiamo riuscire a proteggere un po' la posizione, prendendo un po' di rischio, praticamente. Bene, sono altre domande? Bene, bene. Sì, per oggi è tutto. Andiamoci a controllare giusto un po' le posizioni che avevamo, che vediamo sicuramente sono in negativo entrambe. Il momento, sì, infatti, però dico questo giusto è lo swap praticamente che abbiamo in negativo. E nulla. Se le bilascio con i miei contatti, se volete scriverci o chiamarci. Vi saluto, ci risentiremo martedì come al solito, e oppure ci vedremo oggi pomeriggio se avrò la diretta con Renato De Carolis, ancora non è sicuro. È stato un piacere essere con voi questa mattina, a presto.